stanno per arrivare almeno 4 nuovi prodotti di casa Canon. Si tratta sia di macchine fotografiche che di obiettivi, tutto per APS-C. Andando a guardare bene, però, ci sono delle implicazioni che potrebbero esserti sfuggite. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Canon sta per lanciare due nuove macchine fotografiche mirrorless della serie R in formato APS-C e due zoom tuttofare, sempre per il formato APS-C. Mi dirai che è poca roba, ma secondo me ci sono delle implicazioni estremamente importanti. Prima di vederle, ti voglio ricordare che gli episodi del martedì, come quello che stai guardando, sono disponibili anche in podcast. Puoi cercare VideoZappo nella tua app preferita oppure utilizzare il link che trovi nella descrizione qui sotto. Se ti piace il mio lavoro, puoi supportarmi in tante maniere. Trovi tutte queste informazioni sempre nella descrizione qui sotto. Oggi sto girando con un'attrezzatura nuova che non hai mai visto utilizzare qua sul canale. Ti spiego tutto alla fine, anche perché proprio su questi apparecchi ci sono delle offerte interessanti in questi giorni. E veniamo alla notizia. Il primo prodotto che Canon dovrebbe annunciare a brevissimo è la nuova EOS R7, erede della gloriosa 7D. È una mirrorless in formato APS-C con un target, diciamo, professionale, sia per via del processore che dovrebbe essere da oltre 32 megapixel, sia per la stabilizzazione sul sensore e il doppio slot per le schede. Queste schede saranno delle SD in formato UHS-II e speriamo che questa specifica non venga confermata, perché la velocità di scrittura forse è leggermente sottodimensionata ai 32 megapixel, ma soprattutto ai 15 fotogrammi al secondo di raffica che questa macchina permette. Ovviamente ha l'autofocus Canon di ultima generazione con il dual pixel autofocus, direi una macchina in tutto e per tutto di fascia professionale e di un certo livello. Perché ti dico professionale? Al di là delle caratteristiche, tanti fotografi sportivi, ma anche appassionati, ad esempio di animali in libertà, che dunque utilizzano obiettivi lunghi, sono sempre alla ricerca di corpi con sensori estremamente densi che gli danno la possibilità di realizzare crop anche importanti nelle loro immagini. Quello che questa macchina consentirebbe è piuttosto importante, perché 32 megapixel rapportati al full frame equivarrebbero all'incirca ad un sensore di 90 megapixel, che al momento attuale in realtà non esiste. Dunque si avrebbe un guadagno estremamente importante sulla R3, che è, se vuoi, il modello più professionale della famiglia delle EOS R, ma un vantaggio importante anche sulla R5. La risoluzione è praticamente doppia. Questo porterebbe a un fattore di crop all'incirca di 1,3 abbondante, 1,35 rispetto alla R5 e 1,8 di nuovo abbondante rispetto alla R3. Perché ti sto parlando di fattore di crop? Perché nella realtà l'utilizzare un sensore più denso è pressappoco la stessa identica cosa che utilizzare un moltiplicatore di focale sull'obiettivo, col vantaggio di non introdurre nuovi elementi ottici. Se questo modo di pensare al fattore di crop ti confonde, fammelo sapere nei commenti qui sotto, perché magari facciamo un video di approfondimento per chiarire questo aspetto, perché sul fattore di crop ricevo tantissime domande e alcune di queste, secondo me, non hanno, diciamo, tanto fondamento rispetto alla logica di funzionamento reale di questi apparecchi. Dunque, fammelo sapere nei commenti qui sotto. La seconda macchina proposta da Canon è la R10 e qui parliamo di un apparecchio che sembrerebbe sostituire in tutto e per tutto quella che era la linea M, che dunque avrebbe sostanzialmente i giorni contati. È una macchina con un sensore da 24 megapixel, dunque nulla di particolare, e quello che trovo però molto interessante è anche qui la velocità della raffica, perché
questa macchina ha sempre 15 fotogrammi al secondo, a differenza della R7, non c'è la stabilizzazione del sensore, così come manca il doppio slot per la scheda SD. Perché questa macchina trovo molto interessante e preoccupante allo stesso tempo? Beh, prima di tutto Canon parrebbe star riutilizzando lo stesso otturatore meccanico progettato per la R7. I 15 fotogrammi al secondo di raffica della R10 lasciano intendere esattamente questo. E questa cosa a sua volta secondo me è importante per due motivi. Il primo è una controtendenza in casa Canon, perché normalmente quello cui ci ha abituato Canon è che nei modelli di fascia più bassa tende a togliere funzioni, a disabilitarle in maniera tale da proteggere la gamma superiore, cosa che parrebbe non succedere con questa R10, ma soprattutto mi sembra una mossa, se vuoi, intelligente, perché vendere oggi una macchina APS-C di fascia bassa inizia a diventare un discreto problema per una serie di motivi che vedremo tra un istante, e il proporre una raffica così efficace potrebbe essere un'ottima idea verso quegli utenti, penso per esempio, che ne so, ai genitori che hanno dei bambini che fanno sport, e utilizzare una macchina con una raffica così performante può essere un eccellente modo per differenziarsi da quello che può essere la foto con lo smartphone. E dunque, in quest'ottica, mi pare un'idea piuttosto intelligente. In ogni caso, mi pare che questa R10 segni un evento che oramai era stato ampiamente anticipato, previsto, che Canon non ha mai ammesso ufficialmente, ma il sistema EOS M è praticamente morto. Lo era in realtà già da tempo. I nuovi prodotti che sono arrivati sono delle micro riedizioni di oggetti già sul mercato. Con l'arrivo di macchine con innesto RF e sensori APS-C, credo che non ci sia più alcun dubbio, e questa io la ritengo davvero una brutta notizia, perché il sistema EOS M a me piaceva tantissimo, soprattutto per la compattezza e le dimensioni dell'innesto EOS RF, molto probabilmente non consentiranno di realizzare macchine così compatte. Staremo a vedere come è fatta questa R10. Nel contempo, Canon ha annunciato anche due nuovi obiettivi, un 18-45 e un 18-150, entrambi per APS-C ed entrambi zoom in kit, se vogliamo. E qui un problema ce lo vedo piuttosto serio, perché il 18-45 ha un'escursione sicuramente limitata, ma soprattutto una focale troppo lunga all'estremo grandangolare, ovvero 18 mm con il crop 1.6 di Canon sono praticamente un 29 mm, e tanti cellulari fanno assolutamente di meglio anche con la fotocamera principale senza ricorrere a quella grandangolare, e questo non mi sembra un buon modo di partire, specialmente perché su EOS M avevamo il 15-45, che era un obiettivo estremamente economico, ma in ogni caso di prestazioni più che decenti e con una focale bella grandangolare che si poteva utilizzare con una certa soddisfazione. Il 18-150 è senz'altro più versatile, ma il problema resta praticamente invariato. A mio avviso, adattare il 15-45 che già c'era non era per niente una cattiva idea. Andando a leggere tra le righe di questi annunci, ad ora rumors, ma insomma magari quando è uscito questo video saranno già degli annunci, io ci vedo delle informazioni importanti. Prima di tutto, Sony ha messo fretta, tanta fretta a Canon e a Nikon, se vogliamo, anche se in questo momento stiamo parlando di Canon. Forse avrebbero voluto continuare a vendere reflex per ancora qualche tempo. Sony gli ha messo questa fretta che li ha portati a tirar fuori tanta roba tutta insieme e dunque a dedicare tante risorse a questo settore, lasciando scoperti dei segmenti di mercato che invece per queste case erano importanti, quantomeno nel mondo reflex. Le macchine economiche ormai stanno sostanzialmente scomparendo, e a me viene da interrogarmi sull'utilità di sistemi APS-C concepiti a questa maniera. Capiamoci bene, non sto parlando di ragioni
tecniche o di limiti del formato. Io trovo che da un punto di vista meramente tecnico, operativo, di prestazioni, la PSC sia un eccellente formato, un fantastico compromesso tra prestazioni e ingombro, forse la scelta più sensata per tanti, tanti tipi di attività. Così come magari chi ha una necessità di maggiore compattezza poi si andrà ad orientare verso il micro 4 terzi e chi invece magari, non so, lavora molto di notte, ha bisogno di alte prestazioni quando c'è poca luce, potrebbe orientarsi verso il full frame. Ma questa è la realtà tecnica. La realtà del marketing è un'altra. Il full frame è di moda, le macchine costano sempre di più e di conseguenza vendere apparecchi entry level è paradossalmente più complicato di un tempo. Sicuramente è un mercato in parte cannibalizzato dagli smartphone, ma questa è la situazione. E quello che mi capita a me, proprio nelle richieste che mi vengono spesso fatte, è che quando consiglio, per esempio, sistemi Fuji a PSC, Fuji sta presidiando in maniera eccellente il mercato a PSC, altra ragione secondo me per la quale Canon, così come Nikon, potrebbero ripensarci nel tenere apparecchi in questo genere di offerta. Sony tutto sommato l'ha fatto, ma non divaghiamo. Quando qualcuno mi chiede un consiglio, io spesso tendo a proporre per esempio le macchine di casa Fuji, proprio per questo motivo, perché è un fantastico compromesso e le prestazioni sono tutto sommato molto buone. Però quello che mi dicono è che, vista la spesa, mi prendo una full frame, perché il full frame fondamentalmente è meglio. Ora, io stesso sono ritornato a scattare in full frame, l'ho fatto per tutt'altra ragione, te ne ho parlato in un video, te lo linko nella descrizione, ma la sostanza è che di ragioni tecniche reali, nel 90% dei casi per fare questo passaggio, secondo me non ce ne sono. Dunque, detto tutto questo, l'idea di presidiare il mercato a PSC secondo me è più che altro teorica e io mi comincerei ad interrogare su alcune questioni se fossi in Canon, ovvero produrrò degli altri obiettivi per APS-C? Io personalmente penso di sì, che lo faranno, ma adatteranno quelli che attualmente esistono per il sistema EFS, perché riprogettare nuovi obiettivi, magari anche professionali, magari di buon livello, per la PSC mi sembra assolutamente fuori portata per Canon in questo momento. Le risorse io non sono affatto convinto che ci siano. Se fai caso, la R7 va a presidiare un mercato che potrebbe anche essere strategico proprio per Canon, perché appunto fotografi sportivi appassionati di avifauna o comunque di animali in libertà possono trovare estremamente comodo un apparecchio di questo tipo. Ma la R10 in effetti è una macchina entry level in tutto e per tutto e vendere questi apparecchi così economici in questo periodo è davvero una cosa piuttosto complicata. Sony ha praticamente smesso di produrre apparecchi APS-C, le varie Alpha della serie 6000 utilizzano tutte lo stesso sensore, oramai vetusto, anche le nuove macchine come la ZV-10 continuano ad utilizzare lo stesso sensore, mi pare che risorse da questo settore le abbiano tolte. Nikon con la sua Z50, o se vuoi con la ZFT, non è che abbia fatto questo gran figurone, non è che ne abbia vendute a bizzeffe. Io non sono convinto che la R10 possa essere un apparecchio dal buon successo commerciale. Come sto girando oggi questo video? Sto utilizzando la Insta360 One RS, la mod 4K Boost e l'adattatore audio fornito da Insta360 stessa, con un microfono a filo e un Sennheiser anche di buon livello, se vogliamo, ma in ogni caso collegato direttamente alla macchina. Questa configurazione in realtà è molto particolare. Perché? Perché sto girando con la stabilizzazione flow state direttamente applicata in macchina e dunque posso eseguire la post-produzione con praticamente qualunque software, senza dover utilizzare Insta360 Studio. La stabilizzazione è già incorporata nei file. Questo flusso di lavoro con la vecchia, tra virgolette, One R era impossibile ed è davvero un bel vantaggio, specialmente per chi non utilizza
Premiere. Oltretutto, la mod 4K Boost che sto utilizzando in questo momento mi permette anche di girare, grazie al sensore da 48 megapixel, anche con obiettivi virtuali, si tratta evidentemente di crop, molto più lunghi. Dunque, il B-roll che hai visto durante questo video è stato girato anche sfruttando questa possibilità. A 60 fotogrammi al secondo, dunque con una forte possibilità di slow motion. E la bella notizia è che la One RS è in offerta proprio da oggi. Ti lascio tutte le informazioni nella descrizione qui sotto e nel primo commento. Gli sconti arrivano anche al 15%. E se utilizzi i link che trovi nella descrizione qui sotto, puoi anche ottenere degli accessori in omaggio, dunque un'offerta che vale quantomeno la pena di verificare. Dammi una mano col canale, condividi questo video, per me è molto importante. Iscriviti perché ogni settimana propongo tanti contenuti nuovi. Attiva la campanella per ricevere tutte le notifiche, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.